Bentornati amici nel canale, oggi andremo a fare le tagliatelle all'uovo con farina e uova, ottima consistenza, non si rompono dopo averle cotte e faremo un figurone a tavola. Mettiamo 500 g di farina rimacinata, grano duro, in spianatoia, facciamo un buco al centro e versiamo dentro 5 uova. La dose è per 5 persone, ovvero 5 primi piatti. Aggiungiamo mezzo cucchiaio da tè di sale. Andiamo a mescolare. Al centro prima le uova e poi andiamo a raccogliere la farina laterale, fino a raccoglierla completamente. Iniziamo ad impastare. Dopo 7, massimo 10 minuti, avremo un impasto liscio ed omogeneo. Ricopriamo con tovagliolo in cotone e lasciamo riposare 15 minuti. Dopo il riposo riprendiamo l'impasto. Lavoriamo per un minuto. Tagliamo a tocchetti. Aiutandoci con il mattarello formiamo delle piccole sfoglie, un centimetro di spessore. Per essere ultra veloci andremo ad usare la macchina della pasta. Posizioniamo al numero 1, passiamo la sfoglia, andiamo a richiuderla a fazzoletto, la ripassiamo sempre al numero 1 e facciamo questa operazione almeno 4 volte. Adagiamo le nostre sfoglie sul tavoliere. Posizioniamo poi la macchina al numero 3 e passiamo la nostra sfoglia una sola volta. La stessa cosa facciamo poi al numero 4 e numero 5. Naturalmente io uso una macchina vecchia a 40 anni, ma voi sicuramente avete le moderne e quindi sarete molto più veloci. Io gradisco le mie tagliatelle molto fini e quindi posiziono la macchina al numero 6 e passo la sfoglia. E credetemi, con questa ricetta non si romperanno dopo le tagliatelle, seppure sono così fine. Guardate lo spessore? Ottimo, verranno delle ottime tagliatelle. Siccome la sfoglia è diventata oltre un metro lunga, la vado a tagliare a metà. Posiziono l'accessore della macchina per fare le tagliatelle. Passo le sfoglie ed ecco qui le nostre tagliatelle. Le sistemo su un tavoliere di legno. E continuo a lavorare la sfoglia, facendo attenzione sempre, soprattutto per i principianti, di mettere la sfoglia dalla parte opposta dove escono le tagliatelle. Con 15 minuti ho lavorato sfoglia e realizzato tagliatelle, seppure la mia macchina è vecchia di 40 anni. Ricopro le tagliatelle e lascio riposare circa un'ora prima della cottura. E tranquilli, dopo la cottura non si romperanno e faremo un figurone tra amici e parenti.